Da Cremona a Trini fa troppo freddo, oggi ha vinto il generale inverno con i ritardi dovuti a un guasto agli impianti nella stazione di Tavazzano e disagi dovuti alle carrozze gelate. Problemi sulla Milano-Cremona-Mantova e sulla Cremona-Treviglio dove si sono verificate soppressioni. Esche killer in zona Viariglio a Cremona, un altro cane è stato avvelenato in questi giorni, sono stati ritrovati bocconi contenenti sostanze nocive, vetri, plastiche, metalli e anche sostanze esplosive. Massima prudenza viene consigliata dalla Lega Antivivisezione Provinciale. Dall'Italia ancora in crescita novembre. Il tasso di occupazione più 0,1% rispetto al mese precedente, lo rivela l'Istat che specifica come abbia raggiunto quota 59,4%, il valore più alto mai registrato dal 1977. In Italia hanno un lavoro 23.486.000 persone, stabile il tasso di disoccupazione a quota 9,7%. Avevano rapinato alcuni coetanei, peraltro a mano armata in gruppo, arrestati tre ragazzi dalla polizia a Milano, si tratta di due minorenni e di un 18enne egiziano, pare che abbiano cercato anche di costringere con la forza alcune vittime a partecipare a nuovi colpi. Dal mondo di nuovo proteste nelle strade di Parigi, manifestazioni sono state organizzate dai sindacati per la quarta volta dallo scorso 5 dicembre, una prova di forza nella settimana decisiva sul fronte delle trattative. L'obiettivo è quello di fare in modo che il governo ritiri la riforma delle pensioni. Richiamo dall'Unione Europea ad Israele, gli insediamenti nel territorio palestinese occupato e la costruzione di quasi 2.000 case sono illegali e rappresentano un grave ostacolo sulla via della pace. Monito dall'UE, Israele si conformi al diritto internazionale. Lo sport è Sono passati esattamente 120 anni da quando Luigi Bigiarelli costituì la polisportiva più antica d'Europa, ovvero la Lazio. Al via i festeggiamenti, Roma si è vestita di biancoceleste con un vero e proprio villaggio allestito a due giorni in Piazza della Libertà, cena di gala a Castel Sant'Angelo. Il Milan, un incubo, così David Han Li, braccio destro di Hong Kong Li, l'uomo d'affari cinese che due anni fa acquistò la società da Berlusconi, ha definito l'avventura rossonera, costata in media 10 milioni di euro al mese. Dice, a suo giudizio, la perdita del controllo sarebbe stata determinata da poteri forti, media e dal fondo Elliott.